Prima di incominciare con la riparazione di un danno dovuto a un colpo di pietrisco, verificate in che punto si trova il danno. Non si deve trovare nel campo visivo del guidatore, deve essere ad almeno 10 cm di distanza dal bordo del parabrezza e non deve superare i 20 mm di grandezza. Nella valigetta con il kit di riparazione si trovano tutti gli attrezzi necessari, le resine e le vernici protettive. I lavori hanno inizio con l'attrezzo per l'apertura del punto interessato, attrezzo con cui dovrete rimuovere con cautela i frammenti di vetro che si trovano nel punto forato. Fate attenzione a non allargare inutilmente il danno. Prendete il panno fornito in dotazione. Pulite il parabrezza in modo accurato. In alternativa, potete utilizzare un panno pulito e un prodotto per la pulizia del vetro. Non spruzzate direttamente il punto danneggiato. Posizionate all'interno del parabrezza uno specchietto di controllo per poter avere una miglior visuale delle operazioni che si devono effettuare. Avrete ora bisogno del supporto per attrezzi. Cospargete la ventosa con il gel apposito, in modo tale che il supporto possa essere spostato anche quando applicato al parabrezza. Posizionate il foro al centro del punto danneggiato. Se necessario, spostate leggermente il supporto per attrezzi in modo da centrarlo perfettamente. Una volta che la posizione è corretta, ribaltate la leva. Aprite il pacchetto con la resina di riparazione ed estraetene il contenuto. Ruotate il pistoncino per farlo uscire di circa 5 mm dal cilindretto. Inserite la resina di riparazione nel cilindretto, facendo attenzione a che non si creino bolle. Non effettuate le seguenti operazioni al sole. La resina potrebbe altrimenti indurirsi prima del tempo. Avvitate l'iniettore nel supporto attrezzi finché non poggi leggermente sul parabrezza. Il punto centrale della guarnizione deve trovarsi nel centro del punto danneggiato dal colpo di pietrisco. Poco dopo, svitate l'iniettore con cautela. Nel fare ciò, tenete però fisso il pistone. Si crea così un vuoto che estrae l'aria dal punto danneggiato. Ripetete questo procedimento finché il punto danneggiato dal colpo di pietrisco non sia chiaro e non presenti bolle d'aria. Tra la fase di pressione e quella di vuoto, attendete sempre qualche minuto. Una volta che il danno è riparato, rimuovete il supporto dal parabrezza. Date dei colpetti con un panno per rimuovere con cautela la resina in eccesso. Svitate il pistoncino per estrarlo dal supporto attrezzi e proteggetelo poi con questo cappuccio. Rimuovete il gel dalla ventosa. Aprite ora il pacchetto con la resina di finitura. Prendete inoltre un pezzo della pellicola di indurimento e portatela al veicolo. Applicate quindi una goccia di resina di finitura nella zona di riparazione ed applicatevi la pellicola di indurimento. La resina di finitura non deve presentare bolle d'aria. Indossate gli occhiali forniti con protezione UV, in quanto andrete ora a lavorare con la lampada UV. Prendete la lampada e posizionatela direttamente sopra il punto danneggiato. Accendetela. Il tempo di indurimento è di 10 minuti.
Dopo aver smontato la lampada, rimuovete la resina in eccesso servendovi di questa lametta. Attenzione! Mantenete un angolo di 90 gradi rispetto al parabrezza. In caso contrario, si rischia di grattare e rimuovere la resina di finitura dal punto danneggiato. Aprite il pacchetto e prendete il panno in microfibra. Applicate della vernice protettiva. Lucidate la zona di riparazione applicando una leggera pressione finché i punti opachi non siano più visibili. Rimuovete lo specchietto di controllo. Pulite infine con cura il parabrezza. Ecco così concluse tutte le operazioni. Il risultato? Non è quasi possibile individuare la zona interessata dalla riparazione.